Marco Zanni, europarlamentare, siamo in collegamento direttamente da Bruxelles. Buongiorno Zanni. Ciao Claudio e ciao a tutti i tuoi ascoltatori qui dall'interno e dal cuore dell'eurocrazia, dai miei uffici di Bruxelles. Ecco, in realtà non so se è veramente un buongiorno, perché tu denunci da molto tempo l'ennesimo tentativo di commissariare l'Italia ad opera della Germania, questa volta sfruttando le debolezze del settore bancario. Vuoi spiegarci meglio in linea di massima che cosa intendi? Sì, di fatto è un tentativo che chi mi segue ha bene in testa, perché è una cosa che noi denunciamo dal 2014, da quando siamo entrati in queste istituzioni e da quando io personalmente ho iniziato a occuparmi di regolamentazione bancaria a livello europeo e di tutto quel pacchetto regolamentare che noi in Italia purtroppo a nostro discapito abbiamo imparato a conoscere bene, che cade sotto il nome di Unione Bancaria o Banking Union. Cos'è di fatto la Banking Union? È un insieme di regole per le banche dell'Eurozona che si basa principalmente su tre pilastri. Il primo pilastro è quello della supervisione unica delle grandi banche all'interno dell'Eurozona, con l'istituzione del Single Supervisory Mechanism, cioè quel braccio della BCE che deve supervisionare la corretta applicazione delle regole, la corretta patrimonializzazione delle banche. Il secondo pilastro che è quello insomma che abbiamo imparato a conoscere meglio, che è quello del meccanismo di risoluzione unica, di cui fa parte la famosa regola del bail-in, e dalle parti di Arezzo, di Ferrara, di Chieti, ne sanno qualcosa, che lo sanno bene. E il terzo pilastro, che non è ancora stato istituito, è quello di un'assicurazione comune sui depositi di tutte le banche che cadono sotto questo cappello. Cosa sta accadendo dal 2014, da quando questo sistema sta entrando in vigore? Che queste regole sono state plasmate per spingere, per distruggere il sistema bancario italiano e spingere il nostro paese, i nostri governi a essere costretti a dover richiedere aiuto a istituzioni europee che purtroppo abbiamo imparato a conoscere bene. Da una parte la Banca Centrale Europea, attraverso quello strumento che noi non conosciamo, ne abbiamo sentito parlare, l'OMT, l'Outright Monetary Transaction, che è la transazione concreta del whatever it takes, detto dal 2012 di Mario Draghi, cioè della BCE che farà tutto quanto possibile per salvare l'euro. Questa è una parte, e l'altra parte è la richiesta di aiuto al MES, il meccanismo europeo di stabilità, che tu già in tempi non sospetti denunciasti per la sua struttura criminale, e che oggi diventa una possibilità concreta per, tra virgolette, mettere in sicurezza il sistema bancario. Ecco, questo attacco all'Italia è partito attraverso questo set di regole che si chiama Unione Bancaria, e poche settimane fa è stato esplicitato di nuovo un passettino in avanti per affossare ancora di più il sistema bancario italiano, per attaccare i titoli del debito pubblico italiano e per quindi costringere inevitabilmente in questo schema, in questo sistema, l'Italia e il governo italiano a due vie che portano entrambe al commissariamento da parte della Troica. L'attacco, la speculazione sul debito pubblico e quindi la richiesta di OMT con conseguente arrivo della Troica, oppure il collasso inevitabile del sistema bancario italiano con la richiesta di ricapitalizzazione del sistema tramite il meccanismo europeo di stabilità, quindi la condizionalità attaccata e di nuovo l'arrivo della Troica. Questo è quello che sta succedendo oggi all'interno delle istituzioni europee, nel più totale silenzio dei nostri media, che di questo non parlano, preferiscono, come ho visto oggi sui giornali, disquisire di una fasulla diatriba tra Roma e Bruxelles sullo 0,2% del PIL, su questa manovra correttiva da 3-4 miliardi di euro. Qui parliamo di decine di miliardi di euro che sono in gioco. Ok, allora andiamo con ordine. Esiste un regolamento che è quello sui requisiti patrimoniali delle banche, ok? Mi pare che si chiami la sigla CRR. Adesso quello che stanno facendo è una proposta di emendamento all'articolo 507, ok?
Spiegaci che cos'è questo articolo e che tipo di modifica intendono fare. Sì, di fatto, partendo dal principio, oggi tutta la regolamentazione finanziaria globale ormai viene decisa a livello di G20, cioè tra i banchieri centrali e i ministri delle finanze e delle 20 economie più grosse del mondo, di cui forse ancora per poco fa parte anche l'Italia. Questi 20 paesi si riuniscono in quello che è il Comitato di Basilea, quindi un gruppo di lavoro che dà le linee guida che poi vanno tradotte in atti legislativi sulla regolamentazione bancaria. Noi conosciamo, abbiamo imparato a conoscere quelli che sono stati gli step, soprattutto dopo la forte crisi finanziaria e bancaria del 2008, che questi paesi hanno tentato di portare avanti per mettere, tra virgolette, in sicurezza il sistema bancario e renderlo meno rischioso. Quindi c'è stata Basilea 1, c'è stata Basilea 2, c'è stata Basilea 3 e adesso c'è quella che viene chiamata revisione di Basilea 3 o Basilea 4, sono la stessa cosa. Di cosa si tratta? Di nuovi requisiti di capitale e prudenziali inserire nelle regolamentazioni internazionali e nel caso nostro nella regolamentazione dell'Unione Europea per, dicono loro, mettere in sicurezza le banche. Il pacchetto Basilea 3 nell'Unione Europea si è tradotto con questo regolamento, quindi una fonte normativa che esce dall'Unione Europea e viene applicata direttamente dagli Stati membri, che si chiama, come dicevi tu, CRR, la Capital Requirements Regulation. Questo pacchetto di regole è un malloppone da centinaia di pagine, di fatto stabilisce i requisiti patrimoniali che le banche all'interno dell'Unione Europea devono detenere per operare in regime di sicurezza e per non incorrere nelle sanzioni o nelle richieste di capitale aggiuntivo da parte della Banca Centrale Europea dopo novembre 2014, quando la supervisione è in capo a questa. Nel concreto di cosa si tratta? Si tratta dei famosi requisiti patrimoniali, il CET1, quando vedete adesso nelle pubblicità che sponsorizzano i conti correnti, vedete magari in piccolo sotto che c'è scritto che la banca ha un CET1 ratio del 10% e tot. Questo semplicemente significa che a fronte di un attivo patrimoniale, quindi della detenzione di titoli di Stato, di strumenti derivati o dell'erogazione di prestiti alle famiglie o alle imprese, un istituto bancario deve avere dalla parte delle passività e del capitale abbastanza capitale proprio, quindi soldi per coprire un'eventuale perdita derivante dai suoi investimenti. Questo è quello in cui si traduce Basilea 3, che poi è stato tradotto con la CRR all'interno dell'Unione Europea. Cosa succede oggi? Revisione di Basilea 3 o Basilea 4, quindi l'Unione Europea si appresta, la Commissione Europea nello specifico, che è l'istituzione che ha il potere di iniziativa legislativa all'interno delle istituzioni europee, si appresta a lanciare una proposta per la revisione di questa direttiva. E nella revisione di questa direttiva, come al solito il diavolo sta nei dettagli, c'è una piccola postilla che, come dicevi tu, va a rivedere o a richiedere di rivedere quello che è l'articolo 507 della CRR. In sostanza, cosa si vuol fare? La CRR permetteva alle banche di detenere titoli di Stato senza dover accantonare del capitale aggiuntivo, quindi senza aver requisiti patrimoniali aggiuntivi. Da domani in poi, se passasse questo tentativo orchestrato dalla Germania e dall'Olanda principalmente, una banca all'interno dell'Unione Europea e della Banking Union dovrebbe accantonare del capitale aggiuntivo per detenere dei titoli di Stato. Capite che questa è una cosa pericolosissima, un tentativo che io denuncio da almeno un anno e mezzo, perché questo approccio, il cosiddetto approccio al rischio ai titoli di Stato, è la contropartita che la Germania vuole per completare il terzo pilastro dell'unione bancaria, quello di cui noi avremmo bisogno, cioè l'assicurazione comune sui depositi, cioè il fatto che se una banca
fallisce in Italia, i suoi depositanti, cioè chi ha il conto corrente in quella banca, deve essere rimborsato da un fondo comune all'interno dell'Eurozona che viene riempito con soldi da tutto il sistema bancario europeo. Perché il tentativo è molto pericoloso per l'Italia e rischia di portare al commissariamento? Perché potete pensare cosa potrebbe succedere domani se, a fronte di 400 miliardi di euro di titoli di Stato che oggi hanno in pancia le banche italiane, da domani si dicesse: ok signore banche, con questo regolamento da domani voi invece che accantonare lo 0% di capitale aggiuntivo per detenere questi 400 miliardi, da domani dovete avere 50, 60, 70 miliardi di euro in più di capitale per detenere queste attività nel vostro bilancio. Ci sarebbe un disastro totale, perché o le banche, tutte insieme le banche italiane, dovrebbero lanciare degli aumenti di capitale da decine di miliardi di euro per sistemare la situazione e per calmierare tutto quello che è il mercato in queste condizioni, dove vediamo che Monte dei Paschi non riesce a tirare assieme 5 miliardi di euro dal mercato e dove Unicredit con grandissime difficoltà chiuderà un aumento di capitale da 13 miliardi, oppure l'altra via è ancora più pericolosa, cioè che le banche scarichino in massa sul mercato tutti i titoli di Stato italiani che detengono in portafoglio. E qui il gioco che vi dicevo prima, cioè da una parte se le banche dovessero raccogliere 60-70 miliardi di euro di capitale, l'unica via sarebbe di richiedere l'aiuto del MES che interverrebbe ricapitalizzando le banche e portandoci la troica, oppure nell'altro caso, scaricando i titoli di Stato in bilancio alle banche, si creerebbe una pressione enorme sul debito pubblico italiano come quella vista nel 2011, con lo spread che schizza alle stelle, e a quel punto il governo sarebbe costretto a chiedere l'aiuto dell'OMT, della BCE, per acquistare titoli di Stato, per mettere in sicurezza quello che è l'andamento dello spread e il costo di finanziamento del debito pubblico italiano, e anche in quel caso la troica arriverebbe nelle nostre case. È una situazione veramente problematica, e la cosa più vergognosa è che ce lo dicono in faccia, è che questo tentativo da parte delle istituzioni europee è completamente smascherato, e la stessa Banca Centrale Europea ce lo viene a dire. C'è un intervento di un membro del Consiglio Esecutivo della BCE, no? Curé. Sì, Benoît Curé, che è uno dei massimi dirigenti della Banca Centrale Europea, uno dei più stretti collaboratori di Mario Draghi, ce l'ha detto il 3 novembre. Cioè, lo schema che noi stiamo denunciando, il cui fulcro sono i titoli del debito pubblico, funziona in questa maniera. Cioè, prima ti tolgo la sovranità monetaria e professo l'indipendenza della Banca Centrale, cioè e rendo impossibile la monetizzazione del deficit e metto il futuro e i destini del mio debito pubblico in mano ai cosiddetti mercati, e quindi faccio in modo che il debito pubblico diventi un problema. Poi con le regole dell'unione bancaria ti affosso il sistema finanziario, e infine mi prendo tutto con il commissariamento del tuo paese e con l'arrivo della troica. Ecco, questa cosa Benoît Curé, uno dei massimi dirigenti della BCE, ce l'ha detta il 3 novembre in un discorso pubblico che potete trovare benissimo scritto sul sito della BCE. Di fatto Curé parla di quello che è il tema della rischiosità dei titoli del debito pubblico, e incredibilmente in questo discorso Curé ci dice che la situazione e il fatto che all'interno dell'Eurozona i titoli di Stato siano un elemento che rappresenta un rischio finanziario è una peculiarità solo dell'Eurozona, quindi solo di paesi che non controllano la propria banca centrale, non controllano l'emissione della moneta in cui è denominato il proprio debito pubblico. Ma non solo ci dice questo, ci dice che questo è stato esattamente quello che volevano le persone che hanno scritto i trattati europei da Maastricht in
poi, e che hanno scritto lo statuto della Banca Centrale Europea con il divieto di finanziamento del deficit e quindi col divieto di monetizzare il debito pubblico. Voi capite che se da una parte io non posso controllare la mia banca centrale, non posso, come accadeva in Italia prima dell'81, monetizzare il mio deficit, quindi controllare il tasso di interesse sui miei debiti, sul mio debito pubblico, capite che a quel punto il sistema diventa rischioso, i titoli di Stato diventano rischiosi. Questo la BCE ce lo mette nero su bianco tramite un discorso molto recente di uno dei suoi dirigenti più alti. Questa è una cosa veramente pericolosa, perché oggi non la sta denunciando nessuno, noi siamo stati i primi a tirare fuori questo rischio concreto. Oggi, come ti dicevo, si parla di commissariamento dell'Italia riguardo a questa diatriba su una potenziale su un potenziale inizio di una procedura di infrazione sul deficit o sul debito pubblico da parte della Commissione Europea, mettendo e facendo terrorismo psicologico, perché si tratta di 3,4 miliardi, ma in realtà il rischio più grosso di commissariamento arriva da questo tentativo, che tra l'altro ha già tentato di mettere in piedi l'Olanda, di cui fa parte il presidente dell'Eurogruppo, nonché ministro delle finanze dei Paesi Bassi, che ha avuto in mano la presidenza semestrale del Consiglio europeo da gennaio a giugno 2016. Durante questo periodo la presidenza olandese ha tentato di far sì che questo approccio al rischio ai titoli di Stato venisse approvato, ovviamente su spinta della Germania. Questo ci deve far capire quanto oggi è grave la situazione e quanto oggi manchi anche un organo di informazione, un organo di stampa che denunci questo ennesimo, e io credo che si andrà in porto, finale attacco alla sovranità italiana. È per questo che esiste BioBlu, ma spiegaci meglio in che senso la peculiarità del sistema bancario italiano la metterebbe a rischio rispetto alla peculiarità dei sistemi bancari tedeschi o francesi o del nord Europa. Nel senso, perché questa modifica del 507 impatta particolarmente sulle banche italiane e non sugli altri sistemi bancari? Ma perché di fatto, guardando i rating dei titoli di Stato, il rating dei titoli di Stato italiani è quello più basso, no? Un tripla B meno rispetto all'alto rating, alla tripla A dei titoli di Stato tedeschi, olandesi o del nord Europa. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che chiaramente un titolo di Stato che ha un rating di tripla B meno dovrà essere considerato più rischioso di un titolo di Stato che ha un rating tripla A, quindi il titolo di Stato che ha rating tripla A e le banche che lo detengono non avranno problemi, perché probabilmente il capitale aggiuntivo per detenerlo sarà comunque pari a zero. Chi avrà problemi è chi detiene i titoli di Stato di rating inferiore, e come vi dicevo prima le banche italiane ne hanno in pancia per 400 miliardi di euro. Vi do solo alcune cifre, sono dati non aggiornati ma a fine 2015, quindi chiusura dell'esercizio 2015. Intesa San Paolo, che è la banca italiana più grande, cioè che ha più presenza in Italia, aveva in pancia circa 90 miliardi di euro di titoli di Stato. Voi pensate cosa può succedere a Intesa San Paolo se da domani, invece che una ponderazione dello 0% a rischio su questi 90 miliardi, diventasse un 20%. Vuol dire che da domani mattina Intesa San Paolo dovrebbe trovare 18 miliardi di euro di capitale sul mercato o svendendo le sue attività. Unicredit ne aveva per 60 miliardi, Monte dei Paschi per 21 miliardi, Poste Italiane addirittura ne aveva per un centinaio di miliardi di euro. Voi pensate cosa può succedere se questo approccio dovesse diventare realtà regolamentare. Nessuno se n'è accorto, perché questa postilla di modifica, di richiesta di modifica dell'articolo 507 della CRR è passata sotto silenzio ed era un paragrafetto minimo in un dossier, in una proposta legislativa di centinaia di pagine. Questo perché i nostri giornali si occupano d'altro, di questioni molto più scottanti e interessanti, come la pioggia dorata di Donald Trump. Senti, ma quanto tempo abbiamo per informare
su questo pericolo. Quando potrebbe essere approvato questa modifica del regolamento? Ma la sua approvazione, tieni conto che la proposta legislativa è già arrivata sul tavolo del Parlamento europeo e del Consiglio, quindi di fatto c'è già una proposta legislativa da parte della Commissione europea. Adesso sono appena stati nominati i relatori principali del Parlamento europeo, e la cosa preoccupante è che il relatore principale su questa proposta legislativa sarà Hökmark, e qualcuno se lo ricorderà perché è la stessa persona che nella primavera del 2014 è stata relatrice della BRRD, cioè del cosiddetto bail-in. Quindi potete capire dove il relatore principale, che ha un enorme potere, potrà andare a parare. Dall'altra parte c'è il Consiglio, quindi diciamo che ci sono buone probabilità che entro la fine, tre quarti o la fine del 2017, questa cosa possa essere approvata. Quindi il rischio è quasi immediato, tenendo conto che ovviamente queste sono le mie previsioni, al di là di quello che dicono i giornali, ma la situazione all'interno dell'Eurozona, all'interno dell'Italia, che rappresenta uno dei paesi più in difficoltà di quest'area, la situazione peggiorerà e si deteriorerà ancora di più nel corso del 2017. Quindi ci potrà essere un'accelerazione dei fatti che porterà a un'approvazione di questo documento, di questa proposta di legge, e quindi di fatto a un altissimo rischio di commissariamento del nostro paese. I tentativi stanno arrivando da più parti, ed è chiaro che ormai anche dalle dichiarazioni che ogni giorno ormai leggiamo sulla stampa tedesca, il paese più importante dell'Eurozona stia cercando di commissariare l'Italia. Non è novità che ad esempio il signor Sinn, che è uno dei più grandi e più riconosciuti economisti tedeschi, uno dei cinque advisor economici, una sorta di consiglio quasi spirituale economico che la Merkel tiene vicino a sé, ha dichiarato più volte anche sui giornali italiani che l'Italia dovrebbe chiedere aiuto al MES per sistemare le sue banche. Ovviamente è una distorsione. Tu mi chiedevi prima perché le banche italiane sarebbero più rischiose, semplicemente perché le regole dell'unione bancaria sono asimmetriche, cioè puniscono in maniera preponderante il modello di business delle banche italiane, che paradossalmente da un punto di vista tecnico è il meno rischioso, e lasciano impunite le banche del nord Europa, che sono piene zeppe di derivati marci, ma che secondo le regole sono più sicure delle banche italiane. Questa è l'unione bancaria, e questo è il motivo per cui la Germania, l'Olanda e quello che è cosiddetta Europa Core sono stati più furbi di noi, imponendoci delle regole che non solo andavano a loro vantaggio, ma avrebbero distrutto e distruggevano il nostro sistema bancario. Non so se tu ti ricordi quando è stata approvata, diciamo, quando è stato approvato il framework dell'unione bancaria, l'ex primo ministro dell'epoca, che era Enrico Letta, twittò esultante: "Evviva, abbiamo l'unione bancaria". Gli effetti dell'unione bancaria li abbiamo visti da dicembre 2015, quando centinaia di migliaia di piccoli risparmiatori italiani sono stati espropriati col bail-in. E la stessa cosa l'ABI e Confindustria. Nel 2014 esultavano per l'approvazione del bail-in e dell'unione bancaria, oggi piangono, vengono a chiedere aiuto a chi aveva denunciato per primo queste cose e dicono che il bail-in è sbagliato. Questo deve farvi riflettere e capire che di quello che dicono queste persone non ci possiamo assolutamente fidare. Ci mentono e sono pronti il giorno dopo a salire sul carro dei vincitori per chiedere aiuto contro una situazione che loro stessi hanno approvato, hanno sostenuto e hanno contribuito a creare, nel totale contrario interesse alle esigenze del popolo italiano. Ecco, lasciami dire quanto sia importante per tutti noi avere qualcuno che ci rappresenti all'interno delle istituzioni, del centro di potere eurocratico di Bruxelles, e che sostanzialmente abbia il tempo di leggersi. Tu prima citavi che questo manuale, non so quante pagine abbia, un tomo di 700, centinaia di pagine. Per il cittadino è impossibile districarsi, anche cercando di svolgere un'attenta lettura, perché oltretutto non soltanto sono tantissime pagine, ma sono scritte anche in un linguaggio pressoché incomprensibile per
cittadino medio che però ne subisce poi alla fine tutti gli svantaggi, quindi importantissimo. È esattamente quello che vogliono e il metodo di governo dell'Unione Europea, cioè fare delle regole talmente incomprensibili non solo dal cittadino comune ma anche da chi le deve applicare, perché in questo modo si può avere una discrezionalità nell'applicazione, cioè abbiamo imparato come l'Unione Europea sia debole coi forti e forte coi deboli, cioè guardate quello che sta succedendo sulla procedura di infrazione sul deficit, la famosa regola di Maastricht per cui uno Stato non può fare un deficit di bilancio che sia superiore al 3% del PIL. I primi a non rispettare questa regola furono la Francia e la Germania nei primi anni 2000, non successe niente perché la Francia e la Germania sono due stati molto forti, molto potenti e controllano le istituzioni europee a loro piacere. Guardate cos'è successo dopo il 2011 con Italia, Portogallo e Grecia. Veniamo massacrati per lo 0,2% del PIL. Ma questa è una situazione che abbiamo voluto noi e che i nostri politicanti e i nostri media che osannavano l'Unione Europea e l'euro come dei progetti che ci avrebbero difeso hanno perpetrato non per mesi ma ormai per 20 anni. Lo spartiacque è Maastricht e questo gli italiani lo devono capire. Finché staremo all'interno di questo sistema non ci sarà salvezza per il nostro paese, ma diventeremo sempre più una colonia finanziaria di quelli che sono i paesi che controllano queste istituzioni. La Grecia non è lontana, quello che è successo in Grecia può succedere domani anche nel nostro paese. Ecco, ovviamente queste informazioni sul mainstream non passano, adesso come sai c'è anche questo ondata maccartista 2.0 contro i siti di informazione libera, ma volevo chiederti Marco, noi come possiamo aiutarti da qua? Voi dovete stare vigili, ovviamente il compito mio e di chi lavora qua dentro è l'unica possibilità che abbiamo, perché sai bene che il Parlamento europeo non ha un vero potere di iniziativa legislativa ed è un organo, tra virgolette, passatemi in termini, abbastanza inutile, con pochissimi poteri. Quello che devo fare io è portarvi fuori le informazioni. Quello che dovete fare voi è denunciare ad alta voce quello che sta succedendo. Abbiamo visto cosa possiamo fare sulla questione euro, con un lavoro di informazione, con un lavoro di denuncia e supportati poi chiaramente dalla realtà dei fatti e dalla fredda verità dei dati, siamo riusciti a denunciare l'euro, a far capire alla gente, ormai quasi tutti lo sanno, che questo è un progetto che non è sostenibile, e a porre le basi per una discussione, solamente denunciando, solamente portando fuori le informazioni e costringendo attraverso lo strumento più potente che noi abbiamo, l'interrogazione parlamentare, persone ai vertici dell'Unione Europea, delle istituzioni europee come Mario Draghi, a ricredersi oppure a tornare sui propri passi per quanto riguarda la reversibilità dell'euro. Draghi ha propugnato questa cosa dell'irreversibilità dell'euro, cioè il fatto che dall'euro non si può comunque uscire per anni, e poche settimane fa, grazie al lavoro che facciamo noi, al lavoro che chi ci segue, chi ti segue e tanti altri fanno di informazione, siamo riusciti a fargli dire che l'euro è irreversibile, cioè che dall'euro si può uscire. Il lavoro che dobbiamo fare e il lavoro che dovete fare voi è questo, fungere da amplificatore sulle notizie, le denunce che noi da dentro le istituzioni riusciamo a fare. E il tantam mediatico, finché non censureranno, come è molto probabile, i social e gli spazi liberi di comunicazione, quindi il tantan che si può creare denunciando, amplificando la denuncia su questi canali, è molto forte. Oggi abbiamo costretto tutti i giornali, tutti i maggiori media a parlare di euro, e questo è veramente un successo straordinario. Dall'altra parte c'è un problema, il tempo diventa sempre meno, e più il tempo passa più sarà difficile e doloroso fare certi passi e fare certe scelte che comunque accadranno. Ti ringrazio Marco, noi certamente faremo del nostro meglio per diffondere, divulgare queste informazioni, ti prego soltanto di tenerci aggiornati e di farti sentire quando ci sono delle novità.
Molto volentieri, grazie a voi per questo spazio e spero veramente che questa tematica torni e vada al centro del dibattito sul futuro, che ormai è sempre più nero, dell'Unione Europea, dell'euro e sul futuro dell'Italia dentro queste istituzioni. Ciao a tutti e grazie ancora. Grazie, ciao Marco.